Baia ha tante dimensioni, io sono un forestale, ha una dimensione quindi silvicolturale, una dimensione produttiva, una dimensione ecologica, ma Baia soprattutto dal mio punto di vista ha una dimensione artistica, una dimensione paesaggistica. È l'impatto che una tempesta straordinaria ha su ciascuno di noi. E molti di noi hanno reagito prendendo una macchina fotografica, cominciando a girare i nostri boschi e cercando di interpretare in modo assolutamente personale quello che stavano vedendo. Uno di queste persone è Gabriele Chioperis, anche lui un forestale, da tantissimi anni in giro per le nostre montagne con la sua macchina fotografica, ma lui non si ferma qui perché poi quelle immagini le trasforma come se fossero veramente una sua pittura, una sua espressione del più profondo dell'anima. Ecco, allora oggi chiediamo a Gabriele cosa ha voluto rappresentare con queste sue immagini a tema Tempesta di Baia. Ma io più che fotografare trasformo gli scatti che faccio, li trasformo al computer per cercare di dare, per interpretare soprattutto non tanto la fotografia quanto il paesaggio che mi sta attorno. Nel caso di Baia ringrazio Giustino Mezzalira per avermi dato questa occasione. Quello che mi interessava era portare, diciamo, attraverso un dato estetico la drammaticità di quello che è avvenuto. E ho cercato, come dire, di esagerare anche certi toni, esasperare certi contrasti, no? La cupezza di certi paesaggi e anche la vastità di altri, no? Proprio per attraverso l'estetica voglio coinvolgere il sociale, la parte sociale, cioè cercare di sensibilizzare la popolazione rispetto all'evento che è avvenuto, perché non è così scontato che la popolazione abbia questa sensibilità rispetto ai cambiamenti climatici che sono avvenuti. Quindi questo è stato lo scopo sostanziale della mostra. Però alla fine mi pare che in ogni caso, anche con quei cieli più cupi eccetera, si senta che dietro c'è una specie di anelito di rinascita, c'è un qualcosa che dovrà rinascere dopo la tempesta. Certo, no, assolutamente sì, tant'è che avevo pensato come titolo, anche se non mi piace poi tanto, il silenzio dopo la tempesta, che ricorda un po', no? Un aspetto letterario, ma il silenzio è legato proprio al pensiero, secondo me, no? Cioè dopo un evento simile credo che dobbiamo metterci proprio a pensare quello che deve avvenire, e lo possiamo fare solo attraverso il silenzio. Quindi queste foto vogliono un po' trasmettere questo messaggio. Ti ringrazio per questo ragionamento che hai fatto alla fine, perché questo è quello che lega tutto quello che stiamo facendo qui a questo festival e fiera sulla foresta, perché questo di Longarone vuol proprio essere un luogo di pensiero sul futuro del bosco, sulle mille dimensioni che il bosco ha. Quindi una mostra veramente azzeccata, e grazie ancora a Gabriele Chioperis. Grazie.